Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Oggi è venerdì 5 maggio, la Chiesa celebra la memoria di San Gottardo di Hildesheim, vescovo. Rimane ancora nell'incertezza il destino dei lavoratori della Purem di Castellalto, la multinazionale tedesca che produce componentistica per auto e che nel centro teramano ha un sito con circa 80 addetti. Al tavolo vertenziale, convocato ieri a Teramo dall'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale, erano presenti i rappresentanti della società e le organizzazioni sindacali. Proprio queste ultime hanno espresso preoccupazione per il futuro dello stabilimento di Castellalto, mentre la Regione ha confermato l'intenzione di voler coordinare la vertenza occupazionale, tenendo bene a mente, ha specificato Quaresimale, il destino dei lavoratori abruzzesi, volendo scongiurare qualsiasi azione di riduzione dei livelli occupazionali e di impegno industriale dell'azienda. La riunione, ha detto Quaresimale, è solo il primo passo di un percorso che si preannuncia lungo e difficile, perché l'azienda ha fatto intendere che la transizione ecologica, che comporta tra l'altro l'abbandono dei motori tradizionali e l'ingresso di nuove tecnologie, potrebbe portare ad una contrazione occupazionale. È anche vero, ha detto, che l'azienda stessa ha espresso fiducia nello stabilimento di Castellalto, confermando quanto di buono i lavoratori hanno fatto negli ultimi anni, ponendo l'accento sul valore del sito industriale abruzzese. Con i sindacati non abbiamo esitato a chiedere quali siano gli obiettivi e gli investimenti per il futuro e soprattutto quale sia la sorte dei lavoratori in vista degli sviluppi futuri. In questo senso risposte certe non ne sono arrivate, ha detto Quaresimale. L'azienda ci ha garantito, ha poi affermato l'assessore regionale al lavoro, che entro luglio darà informazioni più precise e dettagliate sul futuro del sito produttivo e su quello dei lavoratori teramani. La Regione Abruzzo, ha detto ancora Quaresimale, è pronta a fare la sua parte, mettendo in campo ogni azione di sua competenza per tutelare i lavoratori. Agevolazioni fiscali in arrivo per i nuovi residenti, le nuove attività commerciali e produttive e per i proprietari che li accoglieranno nel centro angolano. Il progetto Centriamo, promosso dall'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo, è presentato ieri alla Camera di Commercio di Chieti Pescara dal sindaco della comunità angolana Perazzetti e dall'assessore comunale alla tutela del centro storico del patrimonio architettonico del commercio e SUAP Di Gregorio. Il programma, voluto proprio dall'assessore Di Gregorio, prevede agevolazioni fiscali per chi trasferisce la residenza o insedia la sua attività nel centro storico di Città Sant'Angelo e o a Villa Cipressi, frazione del comune angolano, e per i proprietari degli immobili che li accoglieranno. L'intento è contrastare il naturale spopolamento del paese antico, creando un vantaggio a chi sceglierà di risiedere o aprire la sua attività a Città Sant'Angelo e ai proprietari degli immobili. In dettaglio, per i nuovi residenti, la Tari sarà ridotta del 50% per i primi 5 anni di residenza, mentre i proprietari immobiliari che concederanno in affitto l'unità abitativa avranno uno sconto del 50% sull'IMU per i primi 5 anni. Agevolazioni anche per chi ristruttura un immobile, che potrà usufruire di aliquota IMU base dell'1 per 1000 per 5 anni, e chi trasformerà in un fondaco in un negozio o un magazzino, al quale il comune azzererà i costi e gli oneri urbanistici di trasformazione, consentendo alla richiesta di avere una corsia preferenziale negli uffici comunali. Per quanto riguarda le imprese, invece, le nuove attività commerciali, professionali e artigianali, la Tari è ridotta del 50% per i primi 5 anni effettivi di esercizio. Ci sono poi attività specifiche che potranno godere per i primi 5 anni di servizio di uno sconto del 90%, strutture ricettive, bed and breakfast, affittacamere o case, vacanze, somministrazione di alimenti e bevande, lavanderia, tintoria, cura della persona, quindi barbieri, parrucchieri e centri estetici, laboratori sartoriali aperti al pubblico, laboratori di calzature, quindi riparazione e o
fabbricazione. Per i proprietari di immobili commerciali, artigianali, uffici che affitteranno il proprio locale, lo cederanno in uso gratuito o lo utilizzeranno direttamente per una nuova attività, l'IMU sarà ridotta del 90% sempre per i primi 5 anni. Agevolazioni per il primo quinquennio anche per chi aprirà una nuova galleria d'arte o nuovi laboratori artistici. Potrà godere infatti in questo caso dello sconto del 50% sulla Tari, e per i proprietari che lo metteranno a disposizione per fini artistici, che avranno uno sconto del 90% sull'IMU. Il rifacimento immediato della segnaletica a terra per delimitare in modo esatto le corsie di marcia all'incrocio tra via Misticoni e via San Francesco, l'ipotesi dell'eventuale installazione di un cordolo per far rispettare i divieti di sosta e soprattutto il coinvolgimento dell'ufficio tecnico per verificare la possibile quanto opportuna realizzazione di una rotatoria che scriverebbe la parola fine ai continui incidenti che si registrano nella zona. E quanto deciso dalla Commissione Mobilità del Comune di Pescara, dopo il sopralluogo svolto nel punto d'innesto tra le due strade, la presenza tra gli altri del maggiore Walter Falzani della Polizia Municipale e dell'assessore alla manutenzione ordinaria del Chisulpizio, lo ha detto il presidente della Commissione Mobilità del Comune di Pescara, Armando Foschi. Piazza Alessandrini e Media Museum al centro di un progetto di riqualificazione che unisce in un unico criterio la conservazione del profilo identitario e storico di quello spazio e una diversa funzionalità a scopo sociale e culturale che privilegerà verde ed elementi naturali come acqua e piante. Il progetto, che prevede un investimento da 2.090.000 euro, si fonda su due assi: la ristrutturazione urbanistica in sostituzione dell'attuale situazione di degrado che tenga conto delle trasformazioni avvenute dal 1910 ad oggi, che elimini la caoticità con cui è stato organizzato il verde e superi quella percezione di slegamento con gli altri edifici che fanno da scenario alla piazza, il risanamento conservativo dell'edificio di tre piani in stile neoclassico ex tribunale che fu realizzato come palazzo di giustizia e che oggi accoglie la Media Museum. Attualmente presenta cedimenti strutturali e un ammaloramento estetico che saranno finalmente superati grazie ai lavori effettuati in questa zona di Pescara sulle facciate, che presenteranno una nuova immagine grazie alla manutenzione delle pareti verticali e alla tinteggiatura. Se ne è appunto parlato ieri al Comune di Pescara. Esplode la festa anche a Castel di Sangro, la cittadina dove il Napoli ha tenuto il ritiro estivo precampionato dopo la certezza aritmetica dello scudetto vinto dalla formazione partenopea. In piazza bandiere, striscioni e caroselli di auto, il trofeo arriverà la prossima estate anche a Castel di Sangro, dove si sta pianificando una serie di eventi per festeggiare la squadra. Festeggia anche il sindaco Angelo Caruso, che ha indossato una maglia del Napoli. Caroselli di auto e festa in piazza anche a Sulmona. Domani, in occasione della prima tappa del Giro d'Italia che partirà dalla Costa dei Trabocchi, luogo simbolo della tradizione peschereccia abruzzese, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sotto l'egida della FEAMP, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, celebrerà la partnership proprio con il Giro d'Italia, attivando una serie di iniziative dal nome L'Azzurro del Mare, buono per tutti, volte a promuovere il patrimonio identitario, culturale e gastronomico della pesca. Su invito del Ministero, il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica dell'Assessorato Agricoltura della Regione Abruzzo, in collaborazione con i tre flag Costa dei Trabocchi, Costa di Pescara e Costa Blu, animeranno all'interno del villaggio Giro d'Italia le attività del Ministero con tanti appuntamenti per diffondere l'importanza dell'utilizzo del pescato locale nell'alimentazione quotidiana, in particolare del pesce azzurro e dei prodotti dell'acquacoltura.
e in occasione del passaggio della seconda tappa del 106 Giro d'Italia a Montesilvano, da mezzanotte fino di domenica 7 maggio, è previsto il divieto di rimozione, il divieto di transito dalle ore 9 che interesserà Corso Umberto al confine con Città Sant'Angelo fino a Via Adige, l'intera Via Adige e parte di Via Aldo Moro fino al confine con Pescara. Per la sicurezza del territorio, durante il passaggio della Carovana Rosa, saranno impiegati 108 uomini, tra cui 26 agenti di polizia locale guidati dal comandante Casale e 82 appartenenti alle 5 associazioni impegnate nel servizio d'ordine. Sabato 6 maggio, invece, dalle 17, in occasione della partenza abruzzese del Giro d'Italia, Montesilvano ospiterà un evento musicale organizzato dall'amministrazione comunale e da un'azienda di produzioni artistiche. Il concerto si svolgerà sul palco rosa del pontile di Via Finlandia e vedrà protagonisti due ospiti speciali, DJ Sciocca e Green. Domenico Galasso, attore, insegnante di recitazione, nonché allievo di Orazio Costa, declamerà alcuni dei versi d'amore più belli contenuti nell'opera di Dante, dunque nella Divina Commedia. Il pubblico sarà immerso nella affascinante mostra che attraversa i passaggi emblematici della grande opera di Dante Alighieri, ambientati artisticamente in Abruzzo, tra suggestioni e scenari incantevoli adatti ad immergersi in una originale rilettura dei versi dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso attraverso 35 scatti d'artista, e l'annuncio arrivato dalla Fondazione Pescara Abruzzo. E sarà l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, domenica alle 11 nella Chiesa dello Spirito Santo a Pescara a presiedere la Santa Messa dedicata alle famiglie dei malati rari. L'iniziativa si svolgerà in collaborazione con la rete di associazioni che supportano i pazienti: Progetto Noemi, Amar Abruzzo, Inclusiamo, AISME, Amare, AIDEL 22, Fondazione Papa Paolo VI, Carrozzine Determinate, la sezione Chivanis Chieti Pescara, con lo sportello regionale delle malattie rare, l'assessorato alla disabilità del comune di Pescara. In quanto referente della pastorale della salute della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, spiega Valentinetti, Monsignor Valentinetti, la celebrazione di questa liturgia eucaristica mi è stata proposta dalle associazioni che supportano i pazienti affetti da malattie rare e dalle loro famiglie. Sarà una bella occasione per incontrarli pregando con loro e per loro. E siamo al meteo. Sull'Abruzzo, condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili velature favorite dal transito di nubi medio-alte stratificate in giornata. Temperature in aumento, specie nei valori massimi, venti deboli, mare generalmente poco mosso. Con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. A risentirci. Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,